Possiamo cominciare allora. Perfetto, sì. Buonasera a tutti, cari amici, grazie di essere venuti a questo nostro convegno, che è idealmente un convegno che fa seguito a quelli organizzati dal professor compianto professor Gianfranco Lami dal 2006 in poi ad Alatri. 2006, 2008, 2010, poi abbiamo continuato noi. Convegni di carattere di argomenti generali, Evola la cultura, Evola la politica, e abbiamo fatto Evola e l'Oriente e questa volta facciamo Evola e la cultura tedesca, la cultura, la rivoluzione culturale, la rivoluzione conservatrice tedesca in Italia durante tra le due guerre. Questa idea, l'idea di questo convegno è venuta prima dell'estate, partecipando a un convegno fatto all'Istituto di Studi Germanici Villa Sciarra dedicato a Heidegger in Italia. In quell'occasione ebbi la folle idea di proporre alla direttrice dell'Istituto di Studi Germanici di fare un convegno su Evola come promotore della cultura tedesca in Italia. E la direttrice non sobbalzò sulla sedia come pensavo, ma ci pensò un attimo su, era un'allieva di Marino Freschi, quindi si può dire molto aperta a tutti gli argomenti e senza troppi paradossi. Però disse sinceramente, argomento un po' forte, io già qui sto forzando un po' la mano, non so se sia possibile farlo. Allora io rilanciai dicendo, ma possiamo fare la cultura tedesca in Italia tra le due guerre? Qui ci possiamo parlare anche di Evola come questo promotore. La idea non fu respinta, però non andata avanti, allora la facciamo noi. Quella che vogliamo, di cui vogliamo parlare stasera è Evola come promotore della cultura, della rivoluzione culturale, della rivoluzione conservatrice tedesca e del tradizionalismo nell'Italia tra le due guerre, cioè per non usare un eufemismo, durante il fascismo. Io ho sempre avuto l'idea, l'ho anche scritto, di Evola come di paragonare Evola a quello che fece all'inizio del secolo, quello che fecero all'inizio del secolo Papini e Prezzolini con La Voce e altre loro riviste per sprovincializzare la cultura italiana dell'epoca nei confronti della cultura europea e internazionale, presentando sulle loro riviste temi e autori fino a quel momento sconosciuti. In realtà Evola, che è stato che apprezzò molto il Papini dell'epoca, fece lo stesso tra il 22 e il 42, cioè lui si fece veramente promotore di un certo tipo di autori completamente sconosciuti in Italia, che avevano un pensiero, come ho detto prima, di rivoluzione conservatrice o tradizionale, presentandoli sulle riviste, facendoli scrivere sulle riviste, traducendo i loro libri, parlando di loro. Parlò anche di persone, di autori che non avevano nulla a che vedere con la cultura di lingua tedesca, che non in particolare, però sulle riviste in cui lui scrisse riuscì a far tradurre e a presentare questi scritti. Ricorderò un caso stranissimo, si è scoperto solo recentemente, che addirittura fece scrivere 8 rami con un articolo sul Grano sulla rivista che si chiama dedicata agli studi rassegna corporativa. Cosa potesse avere a che fare il Grano col corporativismo non si sa, però lui riuscì a fare questo con una presentazione dell'autore e dell'argomento. Come si vede, non pensava solo a se stesso, ma a un tipo di cultura che potesse aiutare, secondo i suoi intendimenti un po' utopici, a indirizzare la cultura dell'epoca, cioè la cultura del fascismo, verso una certa direzione. Non ci riuscì, però ci provò. Questo spunto, diciamo così, è nato anche questa nostra iniziativa, questo convegno, in cui abbiamo invitato degli specialisti che illustreranno perlomeno 3 autori importanti, Nietzsche, Jung e Schmitt, in rapporto a Evola stesso. A parlare per primo sarà Giovanni Sessa, che ci dà una panoramica proprio di quello che ho detto adesso, cioè Evola come promotore di questo tipo di cultura in quel periodo e la sua funzione e la sua importanza. Prego. Posso fare a meno, credo, per il tono di voce del microfono, che è un inutile ingombro, diciamo. Parlare di un tema come quello di Evola e la cultura tedesca
implica, come dire, aprioristicamente un attraversamento di tutto l'iter speculativo, ma contemporaneamente esistenziale, che la persona Evola ha vissuto in prima persona. Quindi è evidente che una relazione del genere deve essere per forza di cosa il risultato di una selezione fatta a monte, perché non basterebbe un'intera giornata per esporre come Evola ha incontrato la cultura tedesca e perché ha incontrato questi diversi autori. Potremmo di fatti iniziare sin dall'età giovanile di Evola, nel momento in cui nel suo tentativo di superamento dell'attualismo gentiliano rilegge in modo estremamente critico il patrimonio dell'idealismo classico tedesco, lo fa in lingua originale e lo fa in modo estremamente organico, direi. E che cosa coglie innanzitutto in questo patrimonio, in questa eredità da superarsi dell'idealismo tedesco? Copre ciò che in fondo gli idealisti, ma soprattutto Hegel, con il panlogismo avevano scoperto e poi, come dire, con la dialettica conciliatrice e positiva, ricoperto. Scopre la potenza del negativo. Perché faccio questa breve introduzione prima di passare all'azione di promozione culturale di Evola? Perché tutti gli autori di Evola, vale a dire tutti gli autori che noi abbiamo incontrato aprendo le pagine di Evola, che sono da questo punto di vista una sorta di enciclopedia in compendio della cultura europea di quegli anni, sono autori riletti alla luce di questa scoperta. Oppure sono autori letti in un confronto serrato tra questa scoperta originaria e filosofica dell'Evola teoretico con altri incontri fondamentali che hanno inciso sul suo iter. Innanzitutto l'incontro con René Guénon e con il cosiddetto tradizionalismo integrato, perché quello è il momento determinante che in qualche modo Evola presenta nel Cammino del Cinabro come un momento nel quale gli assunti cui era pervenuto con l'idealismo magico, la fenomenologia dell'individuo assoluto, assumono un'altra veste, indossano panni diversi, quello dell'uomo della tradizione, che Evola dice è di fatto l'individuo assoluto così come esso ha operato nella storia. C'è stato quindi un cambiamento, ma un cambiamento per così dire nella continuità. Ma negli anni in cui incontra Guénon, e ricordiamo che questo incontro, almeno all'inizio, non era stato un incontro lineare, non era stato un incontro di assorbimento del mondo valoriale, come ricorda il famoso articolo, la famosa recensione di un testo di Guénon comparso sull'idealismo realistico nel 26, ma era un confronto piuttosto critico con la scuola guénoniana. Questo incontro è coevo a altri due significativi autori della cultura tedesca che incideranno profondamente, come ha detto in un'intervista pubblicata nel Maestro della Tradizione qualche anno fa il professor Danna. È stato l'incontro con Bachofen quello che ha condizionato, come dire, positivamente e negativamente il futuro iter di Evola, e questo è sicuramente vero. Vorrei ricordare, sempre a proposito dell'incontro di Evola con Bachofen, quanto sostenne in una precedente antologia di interviste curata da Gianfranco Di Turris, Testimonianze su Evola, Massimo Cacciari. L'incontro con Bachofen, dice Cacciari, avrebbe potuto essere il vero luogo della sprovincializzazione della cultura italiana rispetto a questi autori, ma ahimè la lettura evoliana di Bachofen è una lettura eccessivamente ideologizzata, come dire, un'occasione persa. Ora si tratterà di vedere in questi giudizi di diversa natura dove sta la verità, si tratterà di soppesare questi giudizi. Per farlo però è, a mio parere, indispensabile trovare una categoria generale, universale, che permetta di comprendere perché Evola guardi alla cultura tedesca, perché Evola giunga addirittura a sostenere di sentirsi, come dire, a casa propria in quella cultura tedesca. Bisogna individuare un mitologema che già qualche anno fa, nel famoso convegno milanese del 1997, Alessandro Grossato, appiattendo a mio giudizio eccessivamente però la posizione evoliana su quella guénoniana, ha indicato nel mitologema della Germania segreta. È necessario per capire perché io condivida, ma non pienamente nelle conclusioni, il giudizio di Grossato, cercare di capire cos'è il mitologema della Germania segreta e dove nasce. Innanzitutto nasce all'interno degli ambienti della rivoluzione conservatrice e nel modo più specifico nel circolo Gheorghe, che rappresenta, come dire, forse il luogo culturale per eccellenza della rilettura del romantico in Germania all'inizio del Novecento, e quindi un ruolo estremamente rilevante. Compare in una poesia dal titolo omonimo del grande
Stefan Gheorghe, ma soprattutto dà al titolo all'opera dello storico di questo gruppo di intellettuali, Ernest Kantorowicz. E quest'opera era una produzione che Kantorowicz tenne in Germania nel 1933. Ernest Kantorowicz, si sa, era di origine polacca, naturalizzato tedesco, ebreo, aveva partecipato come patriota alla prima guerra mondiale, distinguendosi per atti eroici, e aveva partecipato anche alla repressione dei moti insurrezionali e rivoluzionari di Monaco e di Berlino. Kantorowicz, con questa prolusione, prende una posizione, come dire, nei confronti innanzitutto della storia presente della sua Germania, nei confronti del nazionalsocialismo, che in qualche modo indirettamente accusa di aver instaurato una dittatura fondata su un'appropriazione indebita, l'appropriazione di quegli autori, di quella visione del mondo che gli attribuisce alla Germania segreta. Già nel suo libro più noto, quello dedicato a Federico II, nella nota introduttiva, Kantorowicz ci parla di un accadimento, alcuni storici lo mettono in dubbio, che lo vide partecipe nel 1924, quando insieme ad altri appartenenti al circolo Gheorghe si recò nella cattedrale di Palermo a rendere onore in nome della Germania segreta, inciso su una corona d'alloro posta sui sepolcri dell'imperatore nel Duomo di Palermo, a testimoniare la centralità e l'importanza che per Kantorowicz il riferimento alla Germania segreta aveva. Naturalmente Walter Benjamin intervenne nel momento in cui, in quegli anni, Kantorowicz scrive queste cose e tiene questa lezione coraggiosa all'università, prima di essere poi definitivamente sospeso dall'insegnamento e di dover lasciare peraltro la Germania, trasferendosi in esilio negli Stati Uniti d'America. E definisce gli autori che contestano il totalitarismo moderno in nome dei valori della Germania segreta, che altro non sarebbe che un mitologema che ha di fatto in sé l'idea di un depotenziamento di un luogo di valori spirituali che potrebbero però tornare a manifestarsi nella storia. E dice che questa contestazione dall'interno, per così dire, è sempre in ritardo. E questa Germania segreta avrebbe avuto bisogno del sacrificio per testimoniare i propri valori di fondo. E il sacrificio avvenne quando il von Stauffen, si dice, abbia urlato di fronte al protone di esecuzione del forestato dopo il famoso attentato che lo vide parte in causa, lo stava fucilando, a testimonianza di come l'aristocrazia tedesca del tempo ritenesse di fatto i nazionalsocialisti, come dire, dei parvenu la cui posizione politica andava quantomeno rettificata in nome dei valori della Germania segreta. Ma allora quali sono questi valori della Germania segreta? In qualche modo, in due semplici frasi, vi testimoniano, a mio giudizio, in modo estremamente chiaro, proprio Ernest Kantorowicz quanto Walter Benjamin. E queste due definizioni sono perfettamente assonanti e sintoniche rispetto a quella scoperta a cui ho fatto riferimento, quella della potenza del negativo, che Evola aveva fatto nelle sue opere filosofiche. Leggo due righe, queste due brevissime frasi di questi autori. Innanzitutto quella di Walter Benjamin, che mi pare molto significativa, si riferisce al tentativo politico-intellettuale della cosiddetta Germania segreta, un tentativo romantico, e sulla collocazione storica sono perfettamente d'accordo e cercherò di motivarlo parlando dell'Evola di Bachofen, che si sviluppa nel privilegio assegnato alla categoria di possibilità e in particolar modo all'importanza che assume il possibile che mai si è avverato. Che cosa sta dicendo Walter Benjamin a proposito della Germania segreta, di questo mitologema, di una sorta di nascondimento degli eroi, dei poeti, dei valori tradizionali di questa Germania, che possono in ogni momento della storia attuarsi come non attuarsi? Praticamente la Germania segreta si fa latrice dell'idea della storia come inesausta apertura. La Germania segreta, nella prospettiva di Benjamin, pone di fatto la tradizione, non ponendola alle spalle nel passato, ma ponendola di fatto come meta. L'origine è la meta, in qualche modo, ed è una meta sempre possibile, alla quale si può pervenire come non pervenire, perché tutto nella vita è compossibile. Libertà e necessità non si escludono, sono l'una nell'altra. Tutto ciò è legato a quella scoperta filosofica fondamentale che fa di Evola non uno semplicemente dei tre grandi autori
del pensiero italiano del Novecento, ma uno dei grandi autori della filosofia europea del Novecento. Ed è alla luce di questa scoperta che Evola legge i suoi autori, gli autori della sua Germania segreta, con gli stessi intendimenti con i quali ad essi si erano rivolti Kantorowicz e molti altri. Dicevo che Alessandro Grossato in questa sua relazione ha già affrontato il tema e praticamente vede questo tema come il tentativo di riproporre in un'età totalmente aliena da questa visione il Santo Impero. Il Santo Impero come il sempre possibile, il Santo Impero come categoria politica della possibilità che può inverarsi o può perdersi nella dimensione catastrofica, cataclismatica della storia. E da questo punto di vista è quindi estremamente importante soffermarsi su quella filosofia dell'origine che Evola incontra proprio a partire dagli anni 30. Grossato dice: nella rivoluzione conservatrice di quegli anni il pensiero di Evola circola, e questa è una cosa che, come vedremo, anche recenti ritrovamenti documentali comprovano e testimoniano. In secondo luogo, Grossato sostiene che negli ambienti della rivoluzione conservatrice ci fu l'introduzione di tematiche ghenoniane operata soprattutto per mezzo delle persone di Walter Heinrich, il famoso autore del suo metodo tradizionale, e di Leopold Ziegler. E questa è un'altra cosa che è assolutamente documentabile e vera. Ma addirittura arriva a sostenere che sarebbe esistita, oggi la chiameremo una cupola di tipo esoterico, che avrebbe diretto gli interessi culturali, intellettuali, ma anche politici, perché ne chiedevano una realizzazione politica, di questi stessi ideali della rivoluzione conservatrice. Su questo prove non ce ne sono, anche perché ambienti di questo tipo, come dire, non lascerebbero per definizione prove di tipo documentale. In questi stessi anni, 1830, ma l'interesse nasce prima, durante le elaborazioni del gruppo di Uri in particolare, Evola incontra Wirth e Bachofen. Rispetto a Wirth, Evola sostiene, persino nel Cammino del Cinnamoro, che è un autore che ha avuto una sua significativa rilevanza intorno al tema dell'origine iperborea nordica della tradizione, ma che legge quest'origine con una strumentazione culturale diversa da quella di Genon. Mette insieme una serie di materiali assolutamente disparati che vanno dall'etnologico all'archeologico, dallo storico religioso all'antropologico, non sempre con risultati significativi. Resta il fatto che Evola scrive un articolo a commento dell'opera fondamentale del Wirth a testimoniare comunque un interesse ineludibile. Contemporaneamente però Evola si accorge della significativa opera di Bachofen, del quale allora in Italia non aveva assolutamente parlato nessuno. Bachofen è un autore che, come ha mostrato nella sua lezione che inizia con l'Heidelberg romantica ma in una serie di opere successive di Giampiero Moretti, il punto culminante apicale di una tradizione di pensiero romantica che matura nella Germania ad Heidelberg e che si contrappone in qualche modo come via parallela ma alternativa a quella scoperta dall'idealismo tedesco. L'idealismo tedesco produce una filosofia della storia. Görres, Bachofen, Kreutzer producono una simbolica della storia, la cui essenza fondamentale sta nel sostenere che di fatto il mito ha una sua vigenza nella temporalità e quindi per questa ragione può essere sempre riassunto e riproposto in quanto precedente autorevole nell'azione dell'uomo, il che, detto in altri termini, riporta al tema della compossibilità della Germania segreta, il luogo dei possibili che possono sempre venire, il sempre possibile come possibilità di quell'impossibile che nel moderno è il Santo Impero. E quindi Bachofen solo per questo è un autore essenziale. Ma il Bachofen che incontra Evola, nel momento come l'epistolario con Giovanni la Terza testimonia, scrive a questo nel 31 per proporgli un'antologia bachofeniana, quella che vedrà la luce solo nel 1949 per l'editore Bocca con il titolo La maglia madre e la virilità olimpica, di recentissima riedizione con prefazione appunto di Giampiero Moretti, è un Evola che subisce il forte influsso della Bachofen Renaissance tedesca, che era monopolizzata da Wöhmler, che è conosciuto in Italia come uno dei teorici, forse il principale del nazionalismo, conosciuto per essere stato l'esegeta del nice politico. In realtà la struttura concettuale delle opere di Wöhmler è fondamentalmente hegeliana, quindi Evola all'inizio si avvicina a Bachofen con una struttura teoretica che mira e conduce idealisticamente alla filosofia della storia. E questo da un lato lo porta a rifiutare
il presupposto evoluzionista che è presente nel matriarcato di Bachofen, che resta in questa prima fase l'opera capitale con la quale Evola, per così dire, colloquia. Ma io sostengo che questo non è l'ultimo approccio di Evola a Bachofen, perché a mio giudizio il Bachofen di Evola va letto all'interno della periodizzazione del rapporto che Evola istituisce da un lato con Nietzsche e dall'altro con la questione dionisiaca, che resta fondamentale lungo tutto l'iter culturale di Evola, come filologicamente testimoniato dal fatto che poco prima della sua morte l'Evola, che ormai collochiava prevalentemente in termini apollinei, per così dire, per capirci, con che non il tradizionalismo integrale, sente la necessità di ripubblicare in Ricognizioni il famoso saggio che componeva la seconda parte dell'Individuo e il divenire del mondo, che è uno dei testi più significativi del riaffermarsi in Italia della questione dionisiaca. Ed è uno dei testi più forti e potenti nei quali Evola mette fondamentalmente in discussione la vigenza logica ed ontologica del principio di identità. È la sintesi, quel saggio, di tutte le acquisizioni teoretiche cui Evola pervenne nei saggi sull'idealismo magico, nella teoria dell'individuo assoluto, ma soprattutto nella fenomenologia dell'individuo assoluto. Se Evola alla fine della sua vita, dopo l'immersione, per così dire, nel mare magnum del tradizionalismo genoiano, che comunque modifica sin dal momento in cui scrive rivolta contro il mondo moderno, perché nel cammino del Cinabro Evola dice una cosa fondamentale: scrivo rivolta contro il mondo moderno avendo presente la lezione di Bachofen e la lezione di Guéron, correggo l'uno con l'altro, correggo il vizio contemplativo e staticizzante della tradizione, come dire, che potremmo definire simile alla definizione che Hegel fornisce nella prefazione della fenomenologia all'assoluto scemminghiano, alla notte in cui tutte le banche sono nere, e la correggo questa concezione attraverso Bachofen. In realtà Evola corregge effettivamente la sua lezione iniziale di Bachofen alla fine, in Cavalcare la tigre, nel momento in cui recupera i valori cui era pervenuto nelle opere artistico-filosofiche. E non è casuale, è una cosa che, almeno per quanto ho letto finora, non so se mi è sfuggito qualche interprete che l'ha sottolineata, mentre in Cavalcare la tigre Evola dice incontro l'apollinismo dionisiaco, in Cammino del Cinabro parla di dionisismo apollineo, e questo mi pare significativo anche per un problema editoriale che è sorto in Italia recentemente presso la casa editrice Adelphi. Quando la casa editrice Adelphi pervenne il manoscritto tramite il figlio di Giorgio Colli, Enrico Colli, dell'opera che è stata poi pubblicata come Apollineo e dionisiaco, il titolo che Colli aveva attribuito a quest'opera, come si dice nella introduzione firmata dallo stesso Enrico Colli, era dionisismo e apollinismo, onde voler sottolineare, non in termini semplicemente storico-religiosi, la priorità della dimensione dionisiaca, a Delfi prima del tempio di Apollo sorgeva il tempio a Dioniso, ma, come dire, logico-concettuale, se non addirittura, per usare un termine che forse c'entra poco, ontologico, nel senso in cui di questo problema ha parlato lo stesso Roberto Calasso, che in questo è buon discepolo dello stesso Colli, quando parla delle acque e delle ninfe che precedono la dimensione apollinea della staticità, è la dimensione dell'immagine e del flusso. Cosa ci dice Kantorowicz infatti della Germania segreta? La Germania segreta si presenta ai nostri occhi come visione, come immagine. E chi è stato il più grande teorico, fenomenologo dell'immagine nel Novecento, se non uno dei cosmici monacensi, quel Ludwig Klages che porta ad effettiva coerenza il pensiero di Bachofen nella sua opera fondamentale, in cui coglie il significato profondo dell'anima? Evola naturalmente critica in questa fase Klages, lo ritiene uno dei filosofi della vita, uno dei filosofi del naturalismo, per così dire, irrazionalistico. In realtà, a mio parere, ci sarebbe stata una possibilità di integrazione fondamentale della prospettiva evoliana con quella di Klages. Attraverso il periodo che va dal 34 in avanti, il pensiero e l'operare di Evola, questo scavallare da una posizione vicina e pervasivamente lineare con un percorso tradizionalistico che non è mai del tutto finalizzata però a quella idea di tradizione che Guénon ripropone.
La tradizione di Evola resta sempre diversa dall'idea di Genova. È una tradizione dinamica, è una tradizione attiva, è una tradizione che pone l'azione assieme alla contemplazione e non privilegia il secondo momento rispetto al primo. E l'opera Cavalcata da Tigre, secondo me, è un'opera che è un testamento spirituale, un percorso teorico, a mio parere lo chiarisce perfettamente. È il tema, appunto, che Evola utilizza anche nel leggere gli altri grandi autori della cultura tedesca che per primo presenta in Italia, senza avere peraltro da questo punto di vista significativi riconoscimenti. Vediamone brevemente uno alla volta, perché di alcuni di essi molto meglio di me parleranno i relatori successivi. Un autore importante è Spengler. Sappiamo qual è stata la storia editoriale in Italia del tramonto dell'Occidente. La traduzione di Evola è del 57, esce per Longanesi. Evola, in tutti gli scritti che ha dedicato al pensiero spengleriano, inquadra questo autore, per così dire, tra gli autori della letteratura della crisi, cioè un autore che ha saputo ben descrivere la civilizzazione, ma che poco sapeva della cultura, effettivamente della civiltà, perché gli mancava quell'ancoraggio ai valori della tradizione, che quindi non gli permettevano di proporre uno sviluppo della civiltà in senso unico. Lo storicismo spengleriano dà luogo ad un relativismo storico nel giudizio di Evola, dà luogo di fatto ad una pluralità di civiltà lette in termini organicistici, quindi in termini di morfologia biologica, per così dire, della storia. Le civiltà nascono, si sviluppano, decadono e muoiono e scompaiono. La cosa sarebbe ribadita anche in scritti di tipo saggistico e giornalistico in più di occasione di Evola, in un saggio sulle civiltà dello spazio e del tempo che sarà pubblicato poi nell'Arco e la Clava. Di Spengler dice bisognerebbe, trova Evola centrale la definizione dell'uomo faustiano, solo che lo inverte di segno. L'uomo faustiano che Spengler ritiene il cuore pulsante della tradizione occidentale, in realtà, dice Evola, non fa che sviluppare sul piano puramente orizzontale quella tensione metafisica che le civiltà tradizionali, quelli che nella prospettiva di Spengler doveva essere la cultura, venivano realizzati invece sul piano della verticalità, realizzando la trascendenza immanente. Corretto, dice Evola, il giudizio che Spengler fornisce in qualche modo sul cesarismo come esito ultimo della civilizzazione occidentale, che non può che produrre una situazione liminale di questo tipo. Ma l'incontro forse più significativo è quello con Jung. Evola pensa di tradurre, lo dice anche nel Cammino del Cinabro, l'operaio all'inizio integralmente. Si interessa di quest'opera, che è un'opera, come dire, significativa del periodo tra le due guerre, che lo condiziona fortemente, è uno dei primi tentativi di interpretazione della tecnica come il luogo fondamentale del confronto teorico del Novecento, ne capisce l'importanza, legge anche in Jung elementi che non sono sintonici con la prospettiva tradizionale, decide così di scrivere l'operaio nel pensiero di Ernest Junger, che è un'antologia commentata e critica nei confronti del pensiero di Junger. Apprezza il fatto che nell'operaio Junger abbia delineato una figura che riesce a riscattare l'elementare dalla sua tendenza catagogica, ritiene fondamentale che l'assunzione dell'elementare debba condurre alla verticalità e quindi produrre uno slancio anagogico negli uomini, ma è scettico nel pensare all'esistenza di una prospettiva metafisica dietro all'impianto, a ciò che Heidegger chiamerà il Geist. Lo ritiene, lo definisce letteralmente una fisima, e del resto queste che chiama delle fisime o degli sfaldamenti teorici all'interno dell'impianto dell'operaio di Junger, a giudizio di Evola, emergeranno con più chiarezza nello Junger successivo, uno Junger che, dice Evola, si va vie più trasformando in letterato e che, oltre a trasformarsi in letterato, assume valori da quella tradizione che prima aveva criticato, che era la tradizione cristiana, che ben si sa per Evola rappresenta, come dire, la sincope del mondo tradizionale, l'inizio quantomeno di questa via verso la decadenza che conduce alla modernità. Più significativo, a mio giudizio, però, di quest'opera, dell'interpretazione evoliana dell'operaio nel pensiero di Ernest Junger, è la traduzione che Evola compie di un'opera capitale, secondo me, di Junger, Al muro del tempo. Perché qui, ancora una volta, Evola incontra il tema della storia e della temporalità.
E di fatto Jung in quest'opera ha affrontato un argomento che sarà proprio di molti autori prossimi alla rivoluzione conservatrice, non l'ultimo di Heidegger, il tema del tempo destinale, la critica radicale che era già presente anche in Spengler della visione vettoriale e lineare del tempo, in nome di un recupero, non della semplice inversione di questa versione vettoriale, cioè il tempo circolare delle cosiddette civiltà classiche, ma il tempo, come dire, sferico, il tempo in cui le tre estasi del passato, del presente e del futuro sono in uno, cosa che il mondo classico, per la verità, a mio giudizio, conosceva perfettamente nel concetto di Kairos. Il concetto di Kairos del mondo classico coniugava l'attimo che si schiude come porta di transito verso Aion, verso l'eternità, come tante pitture parietali, peraltro, dell'epoca classica stanno ancora oggi a testimoniare. E questo discorso sullo Junger di Almuro del tempo richiama un tema tipicamente heideggeriano, il tema della storicità dell'esserci umano, il tema del rapporto tra l'essere qui e la temporalità stessa, che è un tema particolarmente rilevante per mettere in scacco tutti quei giudizi critici nei confronti di Evola, che lo vedono di fatto come il sostenitore di un mito incapacitante, come un ripropositore della teoria della regressione dei cicli dai quali non si potrebbe uscire. Ora, se l'Evola soprattutto di cavalcare la tigre delle opere filosofiche, che è un filosofo della libertà, ma al medesimo tempo, come ha insegnato Gianfranco Lami, un filosofo dell'esistenza, visto che le fasi fenomenologiche sono fasi che egli in prima persona ha esperito e vissuto in un processo appunto anagogico di ascesi e di crescita, liberante, di liberazione dal peso, dalla pesantezza causale, che è poi il processo che tutte le vie iniziate che di fatto indicano, come ora tornerò a dire a proposito di Bachofen, allora Evola non è poi così vero che sia del tutto inserito in questa concezione deterministica della storia e del tempo. E non lo è perché, pensando la libertà come un absolutum nell'epoca della fenomenologia dell'individuo assoluto, avendo per primo colto questa verità che era celata quantomeno nella teoria del subject di Schelling, Evola la trasporta ancora, la porta ancora con sé, ancora viva, nel momento in cui la inserisce e la cava nel discorso dei grandi cicli cosmici di Guénon, che a un certo punto però riemerge con grande prepotenza in Cavalcare la tigre, che è un'opera nella quale Evola dice: la situazione contemporanea, la situazione del Kali Yuga è questa, ma in ogni tempo quella che chiamo tradizione c'è, e se c'è la tradizione noi possiamo operare. In che senso? Ho detto Heidegger poco fa. Heidegger parla di una tradizione subita e di una tradizione scelta. È la scelta della libertà come compossibile della necessità che fa vivere la dimensione della tradizione nel presente, comunque sia la contingenza nella quale il singolo è di fatto collocato. C'è da dire che anche rispetto a questi grandi autori con i quali colloca Junger, Evola ha mostrato una coerenza maggiore e un coraggio soprattutto maggiore. Nel 1953 scrive per chiedere notizie dei diritti d'autore dall'operaio a Junger. Junger non risponde. La stessa cosa fa in quegli anni nei confronti di Carl Schmitt. Nemmeno Carl Schmitt risponde. Le opere che Evola gli propone di tradurre saranno tradotte, saranno opere capitali della filosofia politica e del diritto anche per molti studiosi italiani, Le forme del politico per esempio. Come mai? Anche da questi autori che dovevano avere comunque una prossimità colloquiale con Evola giungono questi dinieghi. Lui che era così attento ai sviluppi della cultura tedesca, lui che ne ha fatto un motore propulsore tra gli altri del proprio percorso di pensiero, perché non tutti avevano il coraggio che ha dimostrato Evola nel dopoguerra italiano. Noi sappiamo quanto patirono soprattutto Carl Schmitt, come credo si dirà fra qualche tempo, in parte lo stesso Junger, eppure non rispondono ad Evola, che avevano in qualche modo, almeno intellettualmente conosciuto, con il quale avevano avuto in precedenza, in passato, in altri tempi dei rapporti. Evola continua lungo la propria strada. E lungo questa propria strada mi incontro altri autori. Un'opera di divulgazione culturale straordinaria la fa nei confronti di quella che alcuni definiscono letteratura del fantastico dell'immaginario. In questo caso mi riferisco a Melville,
ci troviamo di fronte ad un vero e proprio esoterista. Sappiamo bene che Evola traduce tre di queste opere, che erano sconosciute al pubblico italiano in quegli anni, e per me una delle tre opere è assolutamente essenziale, perché parla in termini esoterici ancora una volta della conquista filosofica di Evola, della possibilità dell'impossibile, ed è il Domenicano Bianco, in cui Evola si serve, per dire le stesse cose, della tradizione taoista, e ci parla della risoluzione del corpo mortale in un corpo immortale, in alcuni personaggi di questa opera, e ci parla di ciò che dirà in termini più ampi e saggistici in Maschera e Volto dello spiritualismo contemporaneo, parlando delle aperture verso il basso proprio dello spiritismo. Mi riferisco all'episodio del fantasma di Ofelia nelle pagine del Domenicano Bianco di Mary, e ci parla di altri rischi legati ai fenomeni di seconda religione con i quali aveva già preso posizione durante la traduzione dello spengleriano Tramonto dell'Occidente. Ma incontra, dicevo, di nuovo Pacofre, e lo incontra nel momento in cui pone la sua attenzione sulle pagine, a mio giudizio, fondamentali del simbolismo funerario degli antichi, che è un'opera di Pacofre composta di due saggi diversi, il primo dedicato alle tre uova misteriche e il secondo dedicato ad Orno. Che cosa incontra in questi due saggi? Incontra una lettura diversa di Dioniso, innanzitutto, e che è diversa dalla sua stessa lettura giovanile. Incontra di fatto la potestà di questo Dio di cui Apollo è di fatto la maschera. Riconcilia, come non aveva forse saputo fare per la radicalità della sua posizione iniziale, i due momenti dell'Arché, e lo fa prendendo atto del fatto che Ocno, in questo saggio, che rappresenta la pesantezza, che rappresenta la dimensione, come dire, della causalità, viene presentato sulle pitture parietali romane che egli discute ed analizza, che Bacofen discute ed analizza, come un redento, con il sorriso rappresentato come simbolo di pigrizia intellettuale, mentale, corporale. Ocno è più redento. Commenterà Arnaldo Emiliano, Ocno è rappresentato qui come redento perché Ocno è l'iniziato. Ocno è colui che si è posto e ha conseguito lungo questa strada. Ci riferiamo naturalmente in questo caso all'iniziazione pitagorica, e qui bisognerebbe aprire un capitolo lunghissimo.